Oye ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi porteremo un nuovo format su questo canale. Beh. Grazie a Andra, Lorenzigno e nonno Elio. Yeah. Come si chiama ragazzo? Whisper Challenge. Lui sarà con la musica a palla nelle cuffie e noi dovremmo fargli indovinare la frase che diremmo, dicendolo ovviamente a bassa voce mentre lui ascolta la musica ad alto volume, e lui dovrà indovinare cosa diciamo. Iniziamo! Ok, andiamo. Whisper Challenge. Bene, sì, allora ci sarà, non è solamente una parola, ma saranno delle frasi che mi diranno i ragazzi che io dovrò indovinare in poco tempo. Loro la possono ripetere soltanto 5 volte. Campa cavallo che l'erba cresce. Campa cavallo che l'erba cresce. Campa cavallo che l'erba cresce. Ci sente, signori? Ci sente? Ci sente? Voglio testare le cuffie, posso? Okay. Non sento assolutamente niente. Parla. Sono andato ieri a vedere delle cose alla luce. Prenditela, bravo. 1-0 per me. Prossimo concorrente. Avanti un altro! Cuffia in testa e avanti con il secondo round! Posto? Allora ragazzi, la mia frase: quanti iscritti al canale YouTube? Non ce l'ho! Quanti iscritti hai al canale YouTube? Sono 3 ragazzi! Siamo a tre! Mancano 2 frasi! Mo scandisco meglio. Quanti iscritti hai al canale YouTube? Quanti? Iscritti hai al canale YouTube? Sono 5 ragazzi. Non ce l'ho. Hai perso! Robert, quanti iscritti hai al canale YouTube? Round 3. Aspetta che... Fight! Ragazzi, questa è la mia frase. Le finestre sono piene di giardini, viene voglia di pescare. Allora, le finestre sono piene di giardini, mi viene voglia di pescare. Scandisci meglio. Non ce l'ho. Le finestre sono piene di giardini e mi viene voglia di pescare. La fessa. Questa è la quarta volta. Le finestre sono piene di giardini e mi viene voglia di pescare. Ma è italiano! Era la frase no sense. No sense. Come sai, su 5, una è no sense a testa. Quindi le finestre sono piene di giardini e mi viene voglia di pescare. Round 4. Solo chi mangia fa morire. Fiocca di maggio mi fa morire. Sì, vai vabbè. No. La mascia fa morire. Solo chi mangia fa morire. A facura. Adesso se indovino faccio la fatality, Questo è facile. Nonno Elio ti sta prendendo in giro. Nonno Elio ti sta prendendo in giro. Nonno Elio s'è magnato. Oh, Nonno Elio mi sta prendendo in giro. Ha sbagliato, no? Ci sta prendendo in giro. Però a lui quindi ci sta. Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia. Non muovere labbra, una cosa diversa. Parla in dialetto, non lo so perché. No, italiano. Ha scritto la Divina Commedia. Se il passa per casa, tu passi per Pao. Ok, round numero 8, signori. Allora,
ragazzi, la mia frase è: se per caso, per caso, per caso, passa per caso. Se per caso, per caso, per caso, passa per caso. Se per caso, Picasso passa per casa. Quasi. Se per caso, per caso, passa per casa. Ti ha mandato per caso. Ti ha mandato un per caso. Te la diamo per buona. Che se la devo grande, grande, grande. Siamo quanti? Dinamica, tensione, compositiva. Ma hai già detto, hai? No. Positiva, forse l'ultima parola? Usaci. Ok. La dinamica, tensione, compositiva. La scabbia non è positiva. La dinamica, tensione, compositiva. La rabbia sola non è positiva, boh. No. La frase era di... Ragazzi, è difficile. 5 a 4. Visto che ho sempre perso, adesso cambierò la frase ogni volta. E Roberto è lunghissimo, dai. No, 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 fermi. Roberto se ne accorgerà soltanto i momenti che io ho cambiato tutte le frasi ogni volta. Ramba la patata forte vita. Pasca lontitalla, magna luna. Non ci so. Se vai due, questa è la tua. Zero proprio. Siamo a 4. Zero proprio. Passa per casa che ti passo la fila. Pasta mescata? No. L'ultima. Ultima bonus. Scandisci bene. Mangia la manda che nasca la fila. La pasta mescata è la mia. Ma che ne sa? La pasta più buona è la mia. Era la frase. Ok. Vai, vai, questo qua. Non è rovina. Quattro cani hanno scavalcato la recinzione. Quattro cani hanno scavalcato la recinzione. Quando gli altri? Non so. Quattro, 44 cani hanno salvato Gesù di Nazareth. Cos'hai? Quattro cani. Quattro cani. Oh. Hanno scavalcato. Hanno scavicchiato. Cani hanno scavalcato la recinzione. Quattro cani hanno scavalcato la recinzione. Chi vuole essere Fabri Fibra? Chi vuole essere Fabri Fibra? 44 Fabri Fabrai. Chi vuole essere Fabri Fibra? Porca. Chissà che forse Roberto se ho restituito qualche piacere perché mi sono comportato male. Te ne accorgerai in editing. Mangiati la minestra o buttati dalla finestra. Mangiati la finestra. Scusa, sbagliato io. Mangiati la minestra o buttati dalla finestra. Mangiati sta minestra o ti butti dalla finestra. Ti piace sta minestra o ti butti dalla finestra. Mangiati la minestra o buttati dalla finestra. Ci vediamo. Grazie per aver guardato questo video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete se potete, iscrivetevi 100.000 volte, attivate la campanella! Mamma mia, le roccoli! Sì! Non lo so perché, ma sì! E ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!